Io quando ero piccolo sono stato cresciuto da mia madre, lei ha fatto di tutto, tutto quello che era possibile per farmi diventare una donna. Tutto. Tutto, mi vestiva da donna, mi diceva brava, mi ha chiamato Luca pensando che fosse un nome da donna. Tutto il possibile immaginabile. Quando ero piccolo giocavo in salotto con i soldatini, col cowboy e con l'indiano. Lei metteva, che ne so, Celine Dion, metteva Barbara Streisand, Fiorella Mannoia. Quindi io ero, cioè ce l'avevo in mano, volevo farli combattere, ma era impossibile, impossibile. Quindi ogni combattimento a un certo punto il cowboy guardava l'indiano. I gotta tell you something. I just love your hat. The plumage is crazy. It's crazy. I just love it. L'indiano risponde, I like you too. Do you want to have chem sex with me? E quindi sono cresciuto così, alla sera guardavo i cartoni animati, guardavo Lady Oscar, la voglio anche attaccare la Bastiglia. Finché una sera ho avuto 4-5 anni, non me lo ricordo esattamente, sono tornato a casa mio padre, dalle repliche di Mistero Buffo, è tornato senza chiedere niente, ha cambiato canale e ha messo questa roba dove c'erano degli uomini che si rincorrevano col pallone. Ma no papà, ma cosa fai? Cosa fai? Voglio vedere Lady Oscar. Io con questo parlavo così a circa. Adesso vediamo l'Inter. Ma no, ma ti hai sbagliato, non zitto. Berti, gol, porca puttana. No, hai detto una parolaccia, mi hai sempre detto di non dirla. E quello è il momento in cui mio padre mi ha cambiato, perché mi ha detto, quando si vede l'Inter, si può. Ma come? Ma no, hai sbagliato, no. Stai zitto, vediamo la partita e poi vai a dormire. No, dovremmo dire alla mamma che sono andato a letto prima delle 7.45. Beh, diciamo una menzogna, che chi se frega. Essere un uomo è questo? Dire delle regole e poi fare come cazzo vuoi? Mi piace, va bene, ci sto dentro e sono entrato in questo nuovo mondo e ho imparato delle regole fondamentali nella vita, perché questo fa un padre, questo fa un uomo, soltanto questo, dire quello che si deve fare e poi fare come cazzo vuoi, tipo non puoi bere l'acqua a canna in frigo, poi entri in cucina e vedi tuo padre attaccato alla bottiglia. Papà, hai detto che non si può. Solo un goccio si può. Oppure, se tu sei in macchina, sei un bambino piccolo, tuo fratello, ti diverti, fai le scoregge. Se tu scoreggi, i tuoi genitori ti dicono che sei un uomo merda. Non si può scoreggiare in macchina. Ma se a un certo punto del viaggio senti qualcuno ha dato fuoco della merda, e gli fai, papà, sei stato tu? E da dietro la macchina tu vedi soltanto parte della linea del sorriso, mentre senti una risposta chiarissima, no. Quindi scopri non solo che mentire è giusto, ma è anche molto divertente, perché vedi un uomo adulto che si sta divertendo, a parte il fatto che l'odore delle scoregge dei padri è un odore che, secondo me, prima di morire, quando ti fai tutto il filmino, l'ultima cosa è... Se una coppia di fratelli orfani in uno slam di Bombay, ciechi che zoppicano fra i rifiuti, sentono il padre scorreggiare a Nuova Delhi, partono, oh Dani, e partono, andare giù, e sono